Bellissima giornata di sport per questa 38esima edizione della Maratonina Pretuziana, un anno da record, possiamo dirlo tranquillamente. Abbiamo assistito da questa mattina alle 9.30 alla straordinaria partenza di circa 1200-1300 atleti che hanno corso, cittadini, insomma sportivi che hanno corso la gara di 5 km per poi vedere quello straordinario spettacolo con i bambini, con le canottine, con i cappelli colorati e anche loro molto numerosi, oltre 1000 partecipanti, quindi veramente un'edizione da record. Marchio Federico corre prima di nascere. Stamattina con i ragazzi è stato veramente un qualcosa di fantastico. Sì, questa mattina tantissimi ragazzi mi hanno veramente poi portati con grande maestria, quindi sono stati veramente bravi, sia gli organizzatori sia i ragazzi che hanno accompagnato. Una città con una provincia vivace nello sport. È una provincia vivace, penso che sia una provincia abbastanza importante per lo sport, che sa organizzare, sa fare veramente lo sport. Io ne sono felice e contento perché veramente rappresento qualcosa di importante. Beh, il merito va anche al presidente del CONI. Il merito va alle federazioni e agli organizzatori. Noi rappresentiamo semplicemente lo sport e siamo veramente contenti di questi organizzatori. For you.
Stamattina è stato uno spettacolo non tecnica ma di quantità di gente contenta, forse perché dovevano mangiare le virtù, e abbiamo fatto numeri pazzeschi, numeri che ci hanno preso in contropiede fino a 2-3 giorni fa, non avevamo da dare il ristoro, è stata una rincorsa a comprare per fare i ristori, acqua, tè. Questo pubblico merita veramente una grande gara, ma come appunto hai appena detto ci sono tanti spettatori che vengono proprio non solo a partecipare, oltre ad essere una delle gare secondo me è la più partecipata d'Abruzzo, ma comunque una tra le più partecipate d'Abruzzo a livello di atleti, a livello di concorrenti, sicuramente la nostra gara è una gara molto seguita, lo dimostra oggi pomeriggio appunto i tanti spettatori assiepati dietro le transenne. Come dicevi, adesso la nostra città sta completando il lavoro sul Corso San Giorgio di pavimentazione per il rifacimento del corso e se tutto va bene il prossimo anno per la 39esima edizione insieme al gruppo podistico Amatori Teramo chiaramente vorremmo riproporre anche la gara internazionale ad inviti molto spettacolare, anche quello per palati fini. La Pretuziana senza Corso San Giorgio non è Pretuziana. Sì, infatti lo scorso anno anche per questi lavori abbiamo dovuto fare un piccolo cambio di programma, insomma cambio di percorso, però anche quest'anno, anche se il cantiere non è ancora completato, però insomma Corso San Giorgio è un colpo d'occhio notevole. Complimenti veramente a tutti gli organizzatori perché date l'anima per la riuscita della manifestazione e so già che da quest'estate vi metterete sotto a pensare e a programmare per l'edizione del 2018, l'edizione numero 39. Questo sicuramente. I complimenti oggi me l'hanno fatto tutti, da Chieti, Pescara, L'Aquila, quindi gli amici marchigiani. Ci credo perché nel mondo podistico i complimenti non è che se ne fanno tanti, però se l'hanno fatto vuol dire che è vero. Maurizio, diamo l'appuntamento al 4 di giugno a Prati di Tivo, voi so che date una mano all'organizzazione della gara di Prati di Tivo, una prima edizione, ma soprattutto poi per il 1 di luglio si tornerà in pista con il meeting Città di Teramo. Sì, per quanto riguarda questa gara anche qui diamo una mano ai nostri amici della Runners Teramo e quindi come organizzazione, dopodiché il classico appuntamento del 1 di luglio per quanto riguarda il meeting di Teramo. Io volevo un attimino cogliere l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori, quindi tutti i componenti del gruppo podistico Amatori Teramo, le tante associazioni di volontariato che hanno veramente chiuso centimetro per centimetro il percorso rendendolo sicuro. Vogliamo ringraziare anche tutti i gruppi che hanno partecipato, numerosissimi, da tutte le palestre, l'Università Unite di Teramo, l'Università di Teramo con una straordinaria partecipazione. Con più di 300 arrivati. Con più di 300 arrivati, quindi ringraziamo tutta l'Università, il magnifico rettore e tutti quelli che sono venuti. Anche l'associazione A Modo Tuo, per quanto riguarda l'associazione per i bambini, per l'autismo, la ASL di Teramo che ha voluto quest'anno promuovere Teramo Dona, cioè in collaborazione con l'AIDO e con l'ANED, quindi un grazie veramente a tutti quanti per questa collaborazione e arrivederci al prossimo anno. Applauso per le prime tre, i primi tre a chi ha organizzato la manifestazione. Vi invito l'anno prossimo, cari amici podisti.